di questo volume, cosa che poi nel volume successivo, La pioggia incisa, svanirà per divenire più quieto. In questo primo volume si notano degli arcaici, che sono tutto frutto della giovanissima età dell'autore. Un po' tutti quando scrivono cominciano da termini molto antichi, termini che si studiano, perché sostanzialmente le scuole danno maggiormente attenzione alla poesia del 200, 300, 400, 500 e il 900 viene completamente esautorato, qualche raro esempio. Arcaicismi, che è una nota forse negativa, me la voglio permettere di dire, arcaicismi che spesso in qualche modo soffocano una ricerca formale che sa divenire interessante. A questo punto vorrei far leggere appunto a Federico Rossignoli la poesia, pagina 13, Trovare. Voce di danza e di sole che il volto come fragranza ovunque annuncia, fior di magnolia tra i rami di giugno, quella di San, meta dei secoli. Lieve ragazza, guarda dal trono, noi che perfino troppo tempo restiamo, poco, assai poco, viviamo. Come avete sentito, vi sono termini, San, il termine trono. Leggendo questo testo in particolar modo, mi è venuto in mente un articolo di Maurizio Cucchi di un paio di anni fa, su Tutto Libri, un servizio della stampa, in cui si diceva: lasciate perdere re ed affini, cioè lasciate perdere ciò che non è contingente, ciò che non è contemporaneo, e parlate in qualche modo del pane quotidiano. Federico Rossignoli, in questo primo volume, pare abbia un'altalena, pare altaleni tra termini arcaici, tra temi arcaici e la ricerca invece di temi più contemporanei, quindi l'amore, quindi in qualche modo anche la società, la socialità. Vi sono, per concludere, i dati negativi che poi un relatore deve sempre dire per sottolineare i dati maggiormente positivi, questa contemporaneità ricercata da Federico Rossignoli in questo primo volume si ritrova anche in un testo che personalmente non avrei inserito, ma mi permetto di dirlo solo perché ho lavorato poi al secondo volume. Un testo che chiedo direttamente all'autore di leggere, e si tratta quello di Aguana in grado. E poi vi spiegherò perché ne faccio una critica. Ancora viva, quando scrisse. Non più è per te, Eguana, l'acqua, il sole, il frutto, che il sapore muta in bocca. Non più è per te il sorriso, non più il respiro, solo inspiri, espiri. Se per suo padre è morta, lasciatela a noi, è bellissima, dissero le misericordine, pio trastullo. Bellezza sei per loro, piantina officinalis, calza palustris, molta ne cresceva ove Hilas giunse al fonte ombroso, buio tra le fronde, puro attorno, sparse ovunque briciolo di luce, coppe vuote a terra e i nidi degli uccelli, i masugli della mensa delle dee, ah, le ninfe insonni, Teocrito, Nucheia, sguardo scuro come Nimo, fertile altrettanto, Malis e unica, cori ignoti intrecciano sott'acqua, per sepolture o nozze, cadde tra me rapito dalle dive innamorate, Ila in fondo al fonte, pianse poco, giovinetto, consolato dall'edria di dopo tutto, eri un paggio, solo un servo, sui 30 banchi d'argo, ora stella immortale, buio nell'abbraccio dei suoi occhi, dolorosi, immobili, sorgenti, limpide Eluana, cadde le mani, sonde le mani d'amido la tengono, come una bandiera o zuppo cencio, sopra il mare d'altra. Questo genere ha una voce qualunque, si perdonerebbe molto facilmente. Io lo voglio criticare un po' aspramente all'autore perché gli esiti successivi dell'autore dimostrano in qualche modo che ha capito un po' la lezione. Viviamo in un tempo,
soprattutto poi chi ha e chi è della mia generazione l'ha vissuto molto, nel quale c'è stato un passaggio da una vita mediatica, un assorbimento mediatico oggettivo prima, verso gli anni 80, a filmico, telefilmico, dagli anni 90 in poi. Questo cosa vuol dire? Semplicemente che casi come il Mare Claro hanno colpito l'attenzione attraverso tutta questa pubblicità mediatica fatta attraverso delle vere costruzioni filmiche dell'evento. Ora, Anna Guetta, che si vuole dire tale, e io con questo voglio sottolineare il fatto che Federico Rossignoli lo è, e per questo non gli si può perdonare neanche all'inizio un testo del genere. Un poeta non può fermarsi a questa emozionalità che viene data da una televisione, una pubblicità tutta finalizzata a togliere l'attenzione da altri casi. Quando è successo il caso di Eluana e Claro, ma quando sono successi tantissimi altri casi, l'attenzione si è concentrata in maniera pietistica, e il pietismo è un termine poetico, state attenti, pietistica a questi casi, ignorando tutti gli altri. Di Eluana e Claro ce ne sono una marea anche in Italia, tuttora vivono e muoiono. Ma Eluana e Claro in qualche modo è stata assunta agli onori dell'attenzione pubblica. Ci hanno messo sopra le musichine appunto che toccavano il cuore. E da questo poi è nata tutta una corrente di autori, non solamente poeti, ma anche romanzieri, anche musicisti, che hanno scritto trasportati da questa emozionalità che è tutta fasulla, perché guarda solamente un caso e non guarda il contesto, il complesso. Ora, Federico Rossignoli in qualche modo cade in questa poca intelligenza, ma intelligenza nel senso etimologico. Intelligenza, sappiamo benissimo che viene da intus legere, guardare dentro. Cade e scrive questo idillio a Eluana e Claro, ma nel passaggio dai due libri perde questa attenzione, perde questa caduta, questa emozionalità per divenire più assolutizzante, più universalizzante. Anche in questo volume vi sono elementi, vi sono poesie che in qualche modo riescono ad astrarsi da questa giovinezza dell'attenzione, della concentrazione poetica. Ma mi piaceva, prima di cominciare a parlare bene appunto di Federico Rossignoli, parlare un pochetto male, giusto per darvi anche l'onestà di questa critica, perché poi un relatore rischia sempre di o parlare troppo male o parlare troppo bene. Ho voluto quindi un po' controbilanciare. Vi sono poesie estremamente belle. Carlo Ciccia ha veramente indovinato in questo volume, tanto più che io come editore, perché io sostanzialmente sono qui come editore, ho investito il mio tempo, i miei sforzi, la mia attenzione su Federico Rossignoli proprio sulla base di questo volume. Un volume che ha ancora una forma molto esile. Ci sono versi che finiscono con una sola parola. Vi sono versi molto stringati, un ritmo sincopato che tutto dice, la fretta, l'ansia dell'autore di dire, che potrebbe essere contemporaneità, ma potrebbe essere anche adolescenza della poesia. Un'adolescenza che viene superata immediatamente. Come vi dicevo, da un libro all'altro c'è un anno, poco meno di un anno. Un anno in cui mi sono anche pregiato di lavorare insieme a Federico Rossignoli. Sono due libri questi, estremamente correlati tra di loro. Perché? Perché vi sono testi che si ripetono, maggiormente elaborati. A questo punto vorrei far leggere a Federico a tratto e subito dopo lascia le loro a chi lo spaga. Sono la stessa identica poesia, ma lavorata. Lascia Eliodora che osparga il tuo corpo di unguenti armoniosi e vibranti, e lascia, giovane rauca felina melodia, al tuo corpo il ritmo della marea quando l'ammisce il porto in fiore. Lascia Eliodora che osparga il tuo corpo unguenti, armoniosi, vibranti, e lascia, giovane rauca felina melodia, ai tuoi fianchi il ritmo della marea quando lambisce la spiaggia in fiore.